Stasera faremo una ricettina semplice semplice, pochi ingredienti, buoni prodotti, un risultato che sarà veramente d'effetto. Cosa andiamo a fare? Una tartare al tartufo. Quindi, tanti tartufi, come potete vedere, che ci arrivano freschi freschi dal centro Italia, una bella tartare di sottofiletto che ci siamo fatti preparare dal nostro macellaio di fiducia, sale, pepe e un prodotto che ci fornisce sempre il nostro amico che si porta questo tartufo, prodotto da lui, un macinato 100% di tartufo in bagno d'olio, e quindi useremo anche questo prodottino per andare a insaporire ulteriormente la nostra carne. Poche cose da fare, ma da fare bene, andiamo a cominciare. Stemperiamo il più possibile questa pasta, si sentono proprio i pezzettini duri. Mettiamone quanto basta e quanto aggrada all'interno dell'impasto. A noi di solito non piace lesinare. Giriamo del pepe. Lavoriamola il più velocemente possibile, perché anche se la carne arriva da frigo si riscalda molto in fretta, e quindi prima si lavora, prima si può far ritornare in frigo a riposare senza che perda troppo la temperatura e la carne subisca degli shock e rischi di rovinarsi. Il sale lo aggiungiamo per ultimo, perché appunto è un altro di quegli ingredienti che, diciamo, altera un attimino la carne, la fa di solito diventare un po' nera la cucina, quindi lo teniamo per ultimo e lo mettiamo subito in frigo per bloccare il prima possibile il processo. Il copapasta dei poveretti. Andiamo a impiattare la nostra tartare. Allora, prima di tutto l'abbiamo lasciata riposare, scomponiamo un po' la carne, arieggiamola tipo che non sia troppo comunque compressa. Prendiamo il copapasta dei poveri e andiamo a disporvi dentro la carne. Cerchiamo comunque di uniformare il castelletto. Ci mettiamo sopra, così, un po' per gola, una punta di stracciatella, spruzzatina d'olio, il tartufo. Visto che il tartufo è la parte forte, tra l'altro è un tartufo molto fresco, quindi si vede chiaramente la morbidezza della fetta, come si adagia sulla carne. Guarda. Leggerissimo. Profumatissimo. Quando arriverà il pregiato, questo inverno sarà veramente una cosa goduriosa, veramente goduriosa. Signori, la nostra tartare al tartufo.